Buonasera a tutti e bentrovati. Siamo all'ultimo atto di questo ottavo Festival della Statistica di Treviso. Sono stati tre giorni intensissimi, molto molto ricchi, viene semplice dire ricchi di dati, in realtà ricchi di incontri, di esperienze, di giochi, di contatti, di vita. Sono stati tre giorni che sono stati seguiti in presenza da moltissime persone, le più diverse, studiosi, studenti, esperti, lavoratori del pubblico, del privato, scrittori, poeti, cantanti, attori, e che sono stati fruiti da tantissime persone in presenza a Treviso, in questa meravigliosa Treviso, e a distanza. Moltissimo via web, moltissimo via social, e questo è il segno che il Festival di Treviso, il Festival della Statistica di Treviso, voluto, ricordiamolo, dalla SIS e dal Presidente Crocetta, che tra poco ci porterà il suo saluto finale, naturalmente dall'Istat, dal suo Presidente Brangiardo, dal sottoscritto Direttore Generale, da tutto il team di Istat e dalla Società Statistica Corrado Gini, Generale Massucci, sempre presente. E siamo quindi all'ultimo atto, quello dei saluti, ma anche quello delle premiazioni, perché attorno al mondo della statistica e dei dati si muove tantissimo, si muovono giovani, ragazzi di tutte le età, si muovono sfide nazionali e internazionali, e quindi fra poco arriveremo anche alle attesissime premiazioni. Però come vedremo, ci sarà anche questa sera la presenza di alcune università partner importanti, proprio a dire che questo è un sistema della conoscenza che lavora insieme. Il mondo accademico, il mondo delle società scientifiche, il mondo degli enti di ricerca, e lavora insieme per far crescere e per far capire quanto sia importante la conoscenza dei dati, la conoscenza anche dei numeri, e quanto serva personalmente al nostro paese. Con questa introduzione quindi partiamo. Io chiederei subito al Presidente Crocetta, al Professor Crocetta, Presidente della SIS, di portarci il suo saluto, la sua valutazione per queste giornate, e siccome tra poco poi dovrà prendere un aereo per tornare a casa a lavorare, insomma, gli lascio subito la parola. Grazie Presidente. Grazie Direttore. È sempre un piacere essere qui a Treviso. Siamo, come dicevamo, all'ottava edizione. Devo dire, sin dalla prima edizione che ho avuto il piacere di essere qui a Treviso. Abbiamo trasformato per tre giorni Treviso nella capitale italiana della statistica, riunendo quelle che sono le eccellenze della statistica italiana, con l'Istat che qui è rappresentata con il suo direttore generale, ma anche con tantissimi colleghi, con dipartimenti di eccellenza, con una rete di colleghi che sono stati qui e che sono qui per testimoniare quanto sia importante la statistica. E poi il momento più bello è quello della premiazione dei giovani, perché la statistica guarda al futuro, e quindi il momento delle premiazioni significa evidenziare le eccellenze che noi stiamo formando nelle scuole, nelle università e nelle varie iniziative che stiamo facendo. La SIS insieme all'Istat è da anni impegnata in attività di promozione della cultura statistica che ci vengono riconosciute a livello internazionale. Questo Festival della Statistica è un unicum a livello europeo, non ci sono altri festival di questo tipo, ma anche molte delle nostre manifestazioni che, devo dire, riusciamo a fare grazie a una sinergia e a una fortissima comunione di intenti anche con il nostro Istituto Nazionale di Statistica, il più grande produttore italiano di dati. Riusciamo da anni a realizzare queste importanti iniziative. Lo scopo ultimo qual è? È quello di promuovere la cultura statistica, perché noi siamo convinti che attraverso i dati, attraverso delle informazioni che devono essere informazioni robuste, informazioni certificate, informazioni affidabili, fornite in tempi tempestivi, si aiutino i decisori pubblici a prendere delle decisioni sulla base appunto di evidenze
e quindi noi riteniamo che questo nostro ruolo di promuovere la cultura statistica sia fondamentale per formare anche i futuri cittadini, cittadini più consapevoli. Devo dire che, visto che siamo in fase di chiusura, voi vedete ora le luci sfavillanti, palcoscenici, ma tutto questo grande organizzazione non sarebbe possibile se per un intero anno delle persone, eravamo poco fa dietro le quinte a ragionare già sulla prossima edizione del festival, perché ci sono delle persone che con impegno, spirito di abnegazione e grandi capacità organizzative lavorano già alla prossima edizione di questo festival, e a questi va anche tutto il ringraziamento. Non sto a dare i dati, perché sennò poi facciamo sempre gli statistici, ma abbiamo coinvolto un grandissimo numero di colleghi, un grandissimo numero di organizzazioni, e devo dire, fatemelo dire con la massima franchezza, avendo visto 8 edizioni di questo festival, posso affermare che cresciamo via via, perché la nostra organizzazione si affina, miglioriamo anche gli standard, perché impariamo anche a capire quello che ci chiede e qual è il vero scopo di questo festival e quello che poi il pubblico ci chiede. La presenza così forte, importante, di tante persone questa sera qui, testimonia il fatto che forse il target noi lo abbiamo raggiunto. Per cui consentitemi di ringraziare Eugenio Brentari, che è il coordinatore un po' delle attività insieme al generale Masucci, ma un ringraziamento va all'Istat, e se dovessi fare la lista di tutte le persone che hanno lavorato potremmo stare ore e non abbiamo questo tempo, ma diciamo a tutta questa tante persone che mettendoci tanto impegno e tanto lavoro hanno consentito anche quest'anno che il tutto andasse nel migliore dei modi e superasse come sempre le nostre migliori aspettative. Grazie. Grazie Presidente. Io credo sia importante sottolineare come siamo all'8ª edizione, perché abbiamo voluto anche la 7ª e la 6ª, pur nelle difficoltà della pandemia. Un'edizione l'abbiamo fatta quasi interamente online, anche se c'era una minima presenza comunque a Treviso. La continuità di questo festival io credo sia uno dei grandi punti di valore. Credo sia doveroso, Presidente, ringraziare in questa ultima sessione non solo tutti quelli che hanno lavorato nelle varie istituzioni che tu hai citato, ma anche tutti gli sponsor che veramente hanno creduto in questo progetto, continuano a credere. Facciamo un applauso a tutti gli sponsor, adesso senza citarli, ma ci dicevamo probabilmente l'anno prossimo dovremmo ridurre questo spazio per allargare, perché insomma gira il brand e quindi si allarga ulteriormente, come dicevi, e anche tutti i media partner e tutti coloro che hanno ritrasmesso con i vari social tutte le nostre attività credo stiano registrando delle occasioni importanti. Naturalmente qua Giovanni è la nostra anima di tutto questo aspetto e quindi credo che dovrà meritarsi poi la cittadinanza onoraria di Treviso, ma lo chiederemo al sindaco, gli scriveremo. Detto questo, approfittiamo, Presidente, un attimo di te per cominciare con una delle premiazioni che riguarda il premio della didattica della statistica. Sì. Quindi, se tu hai... Sì, allora, la SIS organizza ormai un premio da diversi anni sul tema della didattica della statistica. Sto cercando di individuare il premiato, ma non si faccia avanti nel pubblico. Il premio per... prego, devi venire, perché sennò è difficile che io possa individuarti. Siamo tante persone. No, il premio per la didattica della statistica c'è la professoressa Lidia Tuttobene, ragazza delle Olimpiadi. Tu sei delle Olimpiadi. Ah. Olimpiadi. Allora, prego. Professoressa Lidia Tuttobene con gli studenti invece del liceo Avogadro di Biella. Eccola. Perfetto. Professoressa. Eccoci quale qua. Volevano già rubare il premio invece. No. Bisogna essere veloci, che qui i Ma tempi. Ci sono anche i suoi studenti? No, sono solo io, i miei studenti non sono potuti venire con noi per mancanza di tempo e di organizzazione.
staranno seguendo via... Sì, 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 ci stanno seguendo. Sicuramente sì, sicuramente sì. La Società Italiana di Statistica fa questo premio appunto dedicato alla didattica della statistica, serve appunto a promuovere le eccellenze, perché è importante che la statistica venga insegnata in maniera corretta all'interno delle scuole, per cui noi facciamo questo bando. Eccoli qui, li salutiamo coralmente. Allora, dove sono quelli di Biella? Si facciano vedere, ci sono, non sono collegati, forse si collegheranno dopo. Si collegheranno, niente. Si collegheranno, per cui io darei la parola alla professoressa. Allora, noi, grazie, noi abbiamo partecipato a questo concorso, facciamo un lavoro al liceo economico-sociale di Biella, facciamo un lavoro interdisciplinare tra matematica e scienze umane attraverso la parte di programma che riguarda appunto metodologia della ricerca. Quindi i ragazzi hanno... tramite questo concorso lavorato sull'indagine statistica, quindi hanno portato avanti un questionario, l'hanno somministrato a tutti i ragazzi del liceo, l'hanno analizzato, hanno quindi analizzato il titolo di questo progetto. Allora, il progetto riguardava lo smaltimento dei rifiuti e quindi loro si sono concentrati sui rifiuti tecnologici e sul tessile e quindi lo smaltimento degli abbigliamenti. L'ambiente è un tema molto molto importante moda, per noi statistici. Hanno appunto portato avanti questo questionario, hanno analizzato i dati, hanno creato il report finale e quindi poi hanno creato un video così come chiedeva il concorso e siamo qua. Direi che un bel applauso lo possiamo fare. La metodologia l'hanno spiegata. Sì, sì. Perfetto. Bene, grazie, complimenti. Grazie, ringrazio i miei colleghi che hanno partecipato insieme a me attivamente a questo lavoro interdisciplinare che portiamo avanti da tanti anni. Bene, grazie per quello che fate per la diffusione della cultura. Grazie alla professoressa Lidia Tutto Bene del Liceo Avogadro di Biella. Grazie ancora. Presidente, se... No, qualche minuto. Ci sei ancora, riesco, benissimo. Riesco. Tu mi fai un segno quando devi andare, ti faccio fare un applauso, top. Continuiamo allora con altre premiazioni e quindi chiederei a Francesca Vannucchi di raggiungerci sul palco. Un applauso anche a Francesca. Grazie, buonasera. E qui andiamo verso il famoso censimento permanente sui banchi di scuola, un progetto a cui Istat tiene moltissimo, che insomma ha un successo pazzesco. A te Francesca. Grazie. Allora, siamo contentissimi per la prima volta finalmente la celebrazione delle due classi vincitrici del censimento permanente sui banchi di scuola si svolge in presenza. Abbiamo in collegamento da Buia la classe che ha vinto il premio nella categoria scuola primaria con un bellissimo racconto intitolato L'inaspettata scoperta di Camilla. Questa è ormai la classe quinta, sezione unica della scuola primaria Maria Forte di Avila, che ha scritto un racconto in cui sono stati messi a confronto i dati dell'istruzione del passato e del presente e attraverso questa analisi i ragazzi hanno capito quanto è bello e importante andare a scuola. Lascio la parola. Ci state sentendo, vero? Salutateci, classe quinta, Maria Forte di Avilla. Lascio la parola a Cristina Ciavolino e alla collega brevemente Doriana Alessi e ai ragazzi che sono praticamente quasi tutti presenti in collegamento. Faccio un brevissimo e veloce appello, Diego, Sofia, Alex, Alessia, Lorenzo, Vittoria, Jason, Miki, Matteo, Giada, Emi, spero di aver detto tutti, aver chiamato tutti quanti. Virtualmente vi consegniamo la targa. Mi hanno fatto andare a scuola anche di domenica, veramente. Un applauso. E brevemente l'insegnante e i ragazzi, se vogliono raccontarci in una battuta l'esperienza che hanno vissuto insieme. Maestra Cristina, prego. Accendere il microfono per favore in loco. Ecco. Ciao ai nostri bambini e buonasera a tutti. Ciao bambini.
Come è partito questo progetto? E, dunque, la nostra abitudine, il nostro approccio era quello di collaborare tanto con il territorio e di conseguenza quando eravamo in terza abbiamo anche cominciato proprio a raccogliere dati statistici riguardanti il nostro paese. I bambini hanno creato un piccolo questionario e l'hanno somministrato ai vari imprenditori locali. Quindi, quando poi siamo arrivati in quarta e si è presentata la possibilità di partecipare a questo concorso, ci è sembrata insomma un'ottima idea per continuare il percorso iniziato precedentemente l'anno prima. E analizzando i vari dati, i bambini sono stati colpiti anche per le tematiche che spesso si affrontano in classe sulla parità di genere ed è stato quasi, tra virgolette, sconvolgente scoprire che le nostre nonne, le nostre antenate, se così possiamo dire, non avevano le stesse opportunità a livello di istruzione dei maschietti e quindi per questo si è deciso di lavorare su questo fronte qui, di creare questo tipo di progetto a cui hanno partecipato, ci tengo a sottolineare, tutti i bambini. Grazie maestra. Un applauso ancora e complimenti, bravi. Poi spediremo la targa naturalmente. Esatto. In loco. Allora, invece adesso qui abbiamo in presenza da Bari la classe che si è aggiudicata il primo premio nella sezione scuola secondaria di primo grado. Sono ragazzi che lo scorso anno frequentavano la classe terza, quindi sono tutti ex studenti di scuola secondaria di primo grado e vengono dall'istituto comprensivo Angiulli De Bellis di Castellana Grotta. Nomi? Dadio. Lorenzo. Andrea. Cristina. Alessia. Io sono Maria Teresa. Ecco Maria Teresa. L'insegnante. Bravi, un applauso. Per questa occasione si sono riuniti qui a Treviso al Festival della Statistica e della Demografia. Allora, brevissimamente anche a voi, innanzitutto loro hanno realizzato un'infografica che racconta la loro terra. Benvenuti a Castellana Grotte. Sono partiti dal racconto di un personaggio di un'epoca passata che è stato raccontato anche in questo caso con i dati del passato, della statistica, comparati con quelli del presente e hanno ricostruito in questo modo il loro territorio. Prego. Buonasera a tutti, siamo felicissimi di essere qui e orgogliosi del premio ricevuto. I ragazzi sono stati entusiasti di aderire all'iniziativa, sono stati bravissimi nel tirar fuori i dati dalla banca dati Istat, hanno elaborato i grafici e poi si sono divertiti a inventarsi un progetto grafico accattivante per essere insomma più efficaci nella comunicazione. Abbiamo scelto di fare riferimento a Saverio De Bellis, che è un personaggio, un cavaliere del lavoro di Castellana Grotte di fine Ottocento, che ha lasciato al paese un ospedale, un orfanotrofio, una casa famiglia, e abbiamo visto come siamo diversi da quelli che eravamo prima, quindi ci siamo soffermati molto su questo aspetto relativo ai dati. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Grazie a questa bellissima opportunità abbiamo acquisito nuove abilità e nuove abilità che ci hanno aiutato a scoprire l'ambito della statistica, che molte volte a scuola non si riesce ad affrontare per mancanza di tempo. E abbiamo anche capito che i numeri ci rivelano quelli che siamo stati, quelli che siamo oggi e quelli che saremo domani. Bravissima, grazie. La targa. La targa. A voi possiamo consegnarla. Presidente Crocetta, consegna. Volentieri, anche perché siamo conterranei. Io ecco. Sto per prendere un aereo per Bari, quindi con grande voi orgoglio. Voi vi trattenete invece? Con grande orgoglio vi consegno questo premio. E colgo anche l'occasione per salutarmi, ma purtroppo l'aereo non aspetta. Complimenti. Mi permetto solo di aggiungere un doveroso ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici, agli insegnanti che ci consentono ogni anno di realizzare questa iniziativa nelle scuole con questi ragazzi. Grazie davvero. È in corso la quarta edizione, le iscrizioni sono ancora aperte. Buonasera. Partecipate numerosi e ditelo anche ai vostri colleghi e amici. Grazie. Ciao, grazie mille. Grazie e buon rientro. Grazie allora Presidente Crocetta, per essere stato con noi e per tutto quello che hai fatto come SIS per questo festival. Continuiamo con i premi
stanno per arrivare le Olimpiadi, i premi per le Olimpiadi. Abbiamo il premio Lessi, sempre premio della SIS, con Paolo Vettorello che mi raggiunge. Dici qualcosa di questo premio. Allora, buonasera a tutti e grazie di essere qui. L'associazione Amici di Olivero Lessi. Olivero Lessi era un docente universitario di statistica matematica, insegnava a Padova e a Bologna e purtroppo in un incidente stradale è scomparso prematuramente. Quindi gli amici dell'infanzia e dell'università lo hanno voluto ricordare con un'associazione da circa 7 anni fa costituita. Noi siamo di Campalto, per chi conosce il territorio, siamo nel comune di Venezia. E quindi con l'associazione si è voluto ricordare l'opera del professore, dell'amico, perché il suo era una ricerca continua della cultura nei confronti dei giovani. Quindi l'associazione nasce per dare delle opportunità anche di collaborazione con le scuole locali, ad esempio. E poi c'è questo premio nazionale della miglior tesi statistica matematica in collaborazione con la SIS, che naturalmente ringraziamo. Il primo premio, che sono 500 euro per la miglior tesi, appunto, è alla sua 6ª edizione. Per il prossimo anno abbiamo avuto anche l'opportunità quest'anno di avere uno sponsor, un'azienda sociale del territorio, e quindi il prossimo anno avremo l'opportunità di aumentare il premio, ma addirittura di creare 2 premi, quindi un primo premio e un secondo premio. Quindi è un'iniziativa, riteniamo, importante. Appunto, ringraziamo la SIS che ci ha appoggiato fin dall'inizio, che ci dà una mano a trovare gli studenti che appunto sono interessati a partecipare al premio, e speriamo che questa esperienza possa continuare nel tempo. Naturalmente grazie. Ringraziamo anche la città di Treviso che ci ospita, certo. Tutto molto interessante, tutto molto bello. Grazie mille, allora i premiati, vediamo se li abbiamo in collegamento. Rocco Caprio è il vincitore del primo premio, non so se è collegato in effetti. Abbiamo Daniele Zago, una menzione per lui. Anche lui non lo vedo sul monitor. E forse abbiamo Giulia Risca invece in presenza. Prego Giulia. Eccola. Un applauso a Giulia. Anche per lei una menzione per il premio Lessi. Vieni, vieni, vieni. Dici una parola sul tuo lavoro, quello che ha avuto il riconoscimento. Grazie. Innanzitutto ringrazio l'associazione per la menzione speciale. Ho ricevuto il premio per il lavoro di tesi magistrale svolto sui surrogati, ovvero in ambito medico si è tentato di validare un surrogato affinché venisse diciamo riconosciuto come sostituto di un outcome vero. E questo è diciamo un riassunto in sintesi. La sintesi non ti manca. Grazie, tema sarà difficilissimo per consegnare l'attestazione. Grazie. Ecco, c'è l'attestato anche fisico. Solo un secondo. Non abbiamo Rocco che si è collegato. Magari se poi appare lo coinvolgeremo successivamente. Questa è la menzione. Ecco la menzione. Un applauso. Grazie a Giulia. Anche la busta dei relatori. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie ancora. E alla prossima edizione. E alla prossima edizione, grazie. E anche qui partecipate, visto che c'è anche qua il premio economico. Proseguiamo. Abbiamo il momento quindi delle Olimpiadi. Non so se c'è anche la musica con. Siamo alle Olimpiadi della statistica. Un altro grande progetto importante, ISTAT-SIS, Patrizia Collesi mi raggiunge sul palco, eccoci qua. Allora, qua abbiamo un sacco di cose da raccontare, un sacco di cose premiati. Da raccontare. Vai, a te la parola. Allora, premiamo la 12ª edizione delle Olimpiadi Italiane della Statistica. Come numero di partecipanti, gli studenti italiani sono stati i più numerosi a livello europeo per il 3º anno di seguito. Nel 2022 gli studenti iscritti sono stati 5.200 e possiamo quasi anticipare che per il 2023 saranno già parecchi di più, quindi speriamo di mantenere il primato anche a livello europeo. Quindi siamo molto contenti di questi risultati di partecipazione e quindi insomma anche le scuole sono aumentate. Lo scorso anno erano 135, quest'anno dovremmo aver superato le 160 scuole.
E ci sarà anche una bella sorpresa, perché fra gli studenti italiani, come saprete, c'è stato il gruppo che ha vinto anche il premio europeo e ha portato per la prima volta l'Italia a questo risultato. Io direi di partire con la premiazione della prova individuale. Allora, già l'avevamo visto, mi sa, il premiato. Allora, il premiato lo avevamo già visto. A questo punto chiederemo allora premieremo la fase individuale, primo, secondo, terzo, quarto anno, con i presenti che ci sono. A questo punto invitiamo a salire per ritirare il premio, per ritirare l'attestazione, Marco Scala dell'Istituto Badoni di Lecco, che si è classificato primo nella gara individuale del primo anno. Non c'è, allora, Marco Scala, prego Marco. Questa è l'attestazione. Ringraziamo anche la professoressa Simona Colombo, che non è qui, che però diciamo da un paio d'anni, 2-3 anni, iscrive la scuola alle Olimpiadi e ha visto questi bellissimi risultati. E come ti è sembrata l'esperienza, Marco? Ma sicuramente è stata una grande opportunità anche per dimostrare tutto il piccolo percorso che avevo iniziato in prima superiore, e comunque poter appunto competere a livello nazionale è stata una bella esperienza. Ripeterai quest'anno? Sì, sono già iscritto. Benissimo, ti aspettiamo. Cosa vedi nel tuo futuro? Sicuramente qualcosa magari in ambito, non so, matematico-scientifico, qualcosa che mi interesserà, mi colpirà in questi 4 anni di studi. Perfetto, qua è tutto registrato, quindi fra 4-5 anni andremo a vedere se si sarà realizzato il tuo sogno nel cassetto. Vedi qua, noi siamo per un ritorno al futuro e quindi dai, Marco, bravo. Verrà iscritto nell'albo delle eccellenze, perché i primi 3 classificati della gara individuale per ogni anno sono iscritti nell'albo delle eccellenze. Prego, grazie Marco. Grazie mille. Proseguiamo. Proseguiamo a questo punto dunque chiamiamo Giuseppe Laudanna, che è qui con la vicepreside della sua scuola, la professoressa Bortone. Giuseppe Laudanna si è classificato. Un applauso a Giuseppe. Secondo nelle prove individuali. Allora, Giuseppe, la tua esperienza? È stata senz'altro molto significativa, anche perché provengo da una scuola provinciale, quindi a volte non salta molto all'occhio, ed è stato un orgoglio portarla in un podio nazionale di una gara così importante qui a Treviso. Ci ricordi il nome della tua scuola? Enrico Fermi di Montesarchio. Di Montesarchio, ecco, se non sbaglio tu non sei solo a raccogliere il premio. No, c'è anche un'altra. Quindi adesso fra un po' arriverà anche un'altra studentessa della stessa scuola. Sì. Grazie Giuseppe. Grazie a lei. Grazie. Grazie mille. Ci spostiamo, andiamo. Ci spostiamo. In Romagna? Andiamo in Romagna. Andiamo in Romagna con uno studente del liceo Serpieri di Rimini, che partecipa regolarmente alle Olimpiadi. Stiamo parlando di Marco Lilla, che si è classificato primo nelle prove individuali della classe seconda. Un applauso a Marco. Applauso a Marco. Marco Lilla, che poi è qui anche con altri compagni di scuola, perché loro vedremo, li premieremo anche per la fase a squadre, ed è qui anche con la professoressa. La tua esperienza? Beh, sicuramente è stata molto importante, la vincita inaspettata. Devo ringraziare la mia professoressa, Arianna Morri, per avermi preparato alla prova. Quindi grazie professoressa. Sogni nel cassetto? Per adesso sono molto indeciso, ma senza dubbio la mia decisione sarà basata sui dati statistici. Grande! Pensa anche all'Istat, che facciamo un sacco di concorsi. Allora, torniamo a questo punto a Montesarchio, in provincia di Benevento, con un'altra studentessa che si è classificata seconda nelle prove individuali della classe seconda. Si tratta di Francesca Bruna Mainolfi. Un applauso a Francesca, ben arrivata, grazie. Ecco per te l'attestato. La tua esperienza? Sicuramente significativa.
positiva e proprio come ha detto anche Giuseppe, il mio compagno di istituto comunque, è stata soprattutto una bella vittoria soprattutto per il doppio podio, proprio per il fatto che è una scuola provinciale, proprio per questo motivo che vorrei ringraziare la nostra referente, la professoressa Adriano Buono e la preside, la dottoressa Pasqualina Luciano. Grazie anche alla preside. Vedi la statistica nel tuo futuro o no? Probabile. Probabile, probabile. Bene. Grazie. Grazie, grazie ancora, un applauso a Francesca. Grazie. Continuiamo, continuiamo. Allora, continuiamo, torniamo in Emilia-Romagna con il liceo Rambaldi della provincia di Imola. Dovrebbe esserci Filippo Casadio. Eccolo, arriva. Filippo. Coraggio, coraggio. Che si è classificato primo nelle prove individuali della classe terza. Avanti Filippo, di Imola. Allora, com'è andata? Direi bene. Mi sono divertito molto e parteciperò anche l'anno prossimo. Questa è una certezza. Dillo almeno ad altri 10 tuoi amici che ti seguono sui social. No, non ho profili social. No. Però molti miei compagni di scuola e anche di classe hanno partecipato, anche loro hanno ottenuto buoni risultati, quindi parteciperemo non solo io ma anche come scuola, numerosi. Bravo, vedi, bene, network importante. Grazie, un applauso ancora, grazie a Filippo. E finalmente veniamo in Veneto. Finalmente veniamo in Veneto, da queste parti, precisamente al liceo Maiorana di Mirano con Andrea Vescovo, che si è classificato secondo alle prove individuali della classe terza. Oh, qui c'è anche l'abito, la giacca, la camicia bianca, guarda, grande. Guarda. Ti aspettiamo presto all'Istat. Bravo Andrea, cosa ci dici? Beh, è stata un'esperienza sicuramente stimolante, un'occasione per mettermi in gioco e vorrei ringraziare il professor Andreatta, il professor Dotto e il professor Puppi che si occupano nella mia scuola delle attività di potenziamento di matematica e anche dei corsi di preparazione appunto per queste competizioni. Come hanno fatto a interessarti a questo tema questi bravi professori? Fin dal primo anno mi hanno coinvolto in queste attività proponendomi appunto la partecipazione a queste gare sia di matematica ma anche di statistica e già nelle lezioni in classe ma poi appunto anche in questi corsi sono riusciti a suscitare un grande interesse per queste materie. Ma bravi statistici, si nasce o si diventa? Beh, sicuramente ci vuole studio. Bravo, bravo, bravissimo. Continua così, grazie. Grazie Andrea. Ci spostiamo decisamente lontani geograficamente dalla provincia di Venezia. Andiamo direttamente in Sicilia con Carlo Lodin del liceo Megara di Augusta, che si è classificato primo nelle prove individuali delle classi quarte. Prego Carlo. Complimenti Carlo. Però scusa, tu hai un cognome veneto? Sì, diciamo che non so bene quali siano le origini, però la famiglia in realtà sta in Sicilia da tanti anni. E chissà, magari potresti scoprire un collegamento con questa terra. Com'è stata l'esperienza per te? L'esperienza è stata sicuramente positiva. Ho partecipato spinto dalla mia curiosità e dal mio interesse per la matematica. Mi ha dato l'occasione davvero di scoprire tanto sul mondo. La statistica è una delle professioni del futuro, è una delle discipline più attuali al momento. Quindi davvero devo dire un grande grazie alla professoressa Stefania Caramagno, referente del progetto al liceo Megara, al professor Failla e alla professoressa Anna Daniele che pure mi hanno seguito in questo percorso, ma a tutto il corpo docenti del liceo Megara e in particolare al dirigente scolastico, il professor Renato Santoro. E per finire il grazie più grande va alla mia famiglia che oltre a supportarmi mi sopporta sempre. Grazie. Bravo e complimenti. E ringraziamo anche questi dirigenti scolastici che si prendono tante responsabilità. Grazie e complimenti, complimenti a te Carlo. Grazie Carlo. Continuiamo. Allora, a questo punto Carlo, non te ne andare, perché adesso passiamo per la premiazione passiamo alla premiazione della fase a squadre. Per la fase a squadre abbiamo la squadra del liceo Serpieri di Rimini che si è classificata
prima nelle prove a squadre per il gruppo prima seconda, perché per la fase a squadre ci sono due gruppi, non sono, sono raggruppate primo secondo anno e terzo quarto anno, è sempre la squadra del liceo Serpieri capitanata dalla professoressa Morri, si è classificata prima nella fase a squadre, quindi sono con noi gli studenti, prego, Laura Betti. Chi è Laura? Marco Lilla di nuovo e Sun Yuben, che hanno, sono arrivati prima. Allora, tu ci hai già raccontato la tua. Vai Laura. È stata sicuramente una bellissima esperienza, la rifaremo, ci siamo molto legati tra di noi, è stata un'esperienza veramente molto straordinaria e non ci aspettavamo di raggiungere questi traguardi. Un applauso, bravi però. Come vedete il premio è internazionale. Sun, cosa ci racconti? Sicuramente è stata un'esperienza importante e molto interessante perché abbiamo lavorato in gruppo, ci siamo, abbiamo condiviso un'esperienza che avrà dei grandi sviluppi nel nostro futuro e nulla. Grazie, un applauso ancora e bravi per il gioco di squadra. Grazie. Allora, poi abbiamo i secondi classificati in presenza e poi abbiamo i terzi collegata alla professoressa Vallica. Allora, chiamiamo i secondi classificati del gruppo primo-secondo anno, sono gli studenti della squadra dell'Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, si sono classificati secondi per la prova a squadre primo-secondo anno. Prego ragazzi del Giotto Ulivi. Avanti, avanti, coraggio. Prego. Tu sei? Sara. Leonardo. Leonardo, allora, Leonardo e Sara. Allora. Ci mancherebbe? No, ce ne manca qualcuno degli studenti. Okay. Allora, abbiamo Sofia. Qui con noi Sara Ticci. Sofia si è ammalata e manca ecco. Ettore Leonelli. Ma adesso diciamo perché Leonardo Taddei è qui con noi che ritira per gli altri. Perché loro sono stati. Fate vedere la targa. Loro hanno partecipato poi alle Olimpiadi Europee e si sono classificati primi, portando l'Italia sul podio per la prima volta. Alla competizione statistica europea. Vabbè, qui la domanda è facile. Come avete fatto? Allora, è stata una bellissima esperienza, soprattutto la fase anche italiana, perché comunque ci ha fatto conoscere anche molto intorno a noi. E poi la fase europea, anche questa è stata molto informativa riguardo appunto l'ambiente e comunque anche tutti gli altri stati dell'Europa. Beh, non è da poco primeggiare in Europa, ogni tanto ci considerano insomma gli italiani poco, e invece come avete fatto a vincere? Beh, ci siamo concentrati su quello su cui eravamo forti, perché abbiamo scelto di trattare un argomento che a noi è vicino, noi veniamo dal Mugello, dalla Toscana, no? E abbiamo deciso di parlare dei boschi. Abbiamo girato questo video di 2 minuti nelle foreste casentinesi cercando appunto di puntare sulla comunicazione dei dati, perché se i dati non vengono comunicati adeguatamente sono sterili, no? non possono giovare. E quindi evidentemente la nostra idea è piaciuta, il nostro modo di comunicare è piaciuto, così come i dati che abbiamo presentato. Dobbiamo ringraziare comunque Istat e SIS che ci hanno permesso, così come i nostri professori che ci hanno sempre supportato durante tutto il progetto per ottenere questo grandissimo risultato. Complimenti, complimenti, bravi. E la statistica c'entra proprio con tutto, poi portate la Toscana e la statistica, quindi vittoria sicura. Bravi, complimenti, complimenti a voi e a tutti i vostri compagni e ai professori. Grazie. Grazie, un applauso ancora. Dunque, a questo punto è collegata con noi la professoressa Gabriella Vaglica dell'Educandato Maria Adelaide di Palermo, la cui squadra si è classificata terza nella prova squadre per il gruppo prima seconda. Professoressa, ecco. Ci sente, professoressa Gabriella? Sì, buonasera, mi sentite? Sì, ben trovata, grazie. E grazie per tutto il lavoro che fa con i ragazzi. Qual è il segreto per appassionarli?
Allora, in realtà non ce l'aspettavamo, perché anche a livello di istituto è stata la prima volta che partecipavamo alle Olimpiadi di Statistica. Io ne sono venuta a conoscenza un po' per caso, ho proposto alla dirigente scolastica, la professoressa Angela Randazzo, di partecipare come scuola, e anche perché era il primo anno che all'Educandato fosse presente anche il liceo scientifico, ed è andata bene, inaspettatamente, appunto perché era la prima volta per i ragazzi, ma per me anche per l'istituto intero. E niente, quindi insomma gli avevo lasciato un po' da studiare statistica durante le vacanze di Natale e poi hanno fatto la competizione, insomma è andata bene e hanno lavorato bene come squadra Gabriele e Sofia, che sono fratello e sorella, e Silvia. Bene, bene, ma il segreto, qualcosa, come si fa ad appassionare? Ah, boh, non lo so, lo chiediamo a loro. Vabbè, ok, vabbè. Non ci vuole dire i suoi segreti, va bene, va bene. Grazie comunque, un applauso, bravissima, e grazie ancora. Allora, a questo punto chiamiamo di nuovo sul palco Carlo Lodin, del liceo Megara di Augusta, perché la squadra di cui ha fatto parte Carlo si è classificata prima nelle prove individuali, nelle prove a squadre della classe terzo quarto anno. Sì. Vediamo se troviamo la targa, se no solo la musica. Tu hai già ringraziato tutti quelli potevi. Un segreto per coinvolgere in una squadra i colleghi e amici. Per coinvolgere la squadra, diciamo che l'importante è lo spirito di gruppo, sicuramente. E invece per quanto riguarda lo studio che abbiamo condotto, anche noi abbiamo trovato fondamentale comunicare nel miglior modo possibile i dati. Perché come... Di cosa si parlava nel vostro studio? Nel nostro studio si parlava di sharing mobility e di come questa abbia un impatto positivo sulle emissioni dei trasporti. I trasporti attualmente sono responsabili per un quarto delle emissioni totali e dunque la sharing mobility è una delle opportunità per poter ridurre questo dato, sicuramente. Grazie, bravissimi. Oh, la statistica c'entra con tutto, non c'è niente da fare. Non c'è una disciplina, non c'è una materia che non abbia a che fare con la statistica. Grazie ancora, Carlo, complimenti. Ci sono anche le altre e complimenti ai tuoi colleghi e amici. Grazie. Siamo arrivati ai secondi classificati del gruppo terzo quarto anno, che sono gli studenti del liceo Preseren di Trieste, che sono accompagnati dal professor Daniel Dotz. Prego, con i ragazzi del liceo di lingua slovena. Un applauso, prego, prego, prego. Prego ragazzi. Avanti. Tu sei? Gabriele Tauca. Damian. Ecco a voi la targa. Allora, com'è andata questa esperienza? È andata bene. Un risultato inaspettato, essendo una scuola di lingua di insegnamento slovena. E quest'anno abbiamo deciso di cimentarci in questa nuova competizione. È andata molto bene. Siamo proprio sorpresi e soddisfatti del risultato. Ma i numeri in sloveno sono uguali? Sì, sì, sì. Bella questa domanda. Come? La tua, com'è andata la tua esperienza? Allora, devo dire che come squadra, diciamo, abbiamo collaborato molto bene, devo dire, anche perché per noi è stata assolutamente una nuova esperienza, quindi sono davvero contento, diciamo, del risultato. E auguro anche buona fortuna a tutti, diciamo, a tutti i partecipanti della prossima edizione, perché, diciamo, anche noi saremo presenti e così, dai, buona fortuna. Ve la dovrete vedere con loro. Grazie, grazie, buon rientro nella vostra bellissima, nella nostra bellissima Trieste. Patrizia. Allora, a questo punto ci dovrebbero essere qualcuno degli studenti, Licciardo, Galli, Sant'Arziero dell'Istituto Cavazzi di Modena. Eccoli, avanti, si torna in Emilia. Sono classificati terzi. È un giro d'Italia completo. Eccoli qua, tu sei? Giuseppe. Giacomo. Simone. Giacomo, Simone, prego. Poi vi... Modena, ah. Modena città? No. Siamo una scuola di provincia, nel modenese alto, nella montagna modenese, e è stato, cioè, per quanto riguarda la mia esperienza, un'esperienza nuova e molto bella, perché era la mia prima esperienza a livello nazionale anche. E il risultato inaspettato,
per quanto riguarda me, perché io l'ho presa molto alla leggera all'inizio, non pensavo di arrivare così avanti e invece poi alla fine ci siamo arrivati e è stato bello. Come vi è venuto in mente di buttarvi nella statistica? Come ci è venuto in mente, praticamente quando la nostra prof ci ha spiegato, abbiamo fatto un capitolo di matematica a parte sulla statistica, lì c'è nato un po' anche l'idea di partecipare alle Olimpiadi. Avevamo partecipato già quando io e Simone eravamo in terza, ma non eravamo arrivati a livello nazionale. Poi con la quarta si vede che siamo andati meglio, anche perché avevamo un po' riprese, poi siamo arrivati qua a questo livello nazionale, che è stato comunque un po' inaspettato, perché non ci aspettavamo di arrivare a un certo livello, ma comunque un'esperienza molto divertente, molto interessante, e siamo molto contenti del risultato. Ci si può divertire quindi con questo. Statistici si nasce o si diventa? Secondo me si diventa, c'è tanto studio, tanta dedizione nella materia, e quindi come ogni cosa, come ogni abilità si può acquisire. E ci si può anche divertire. Ovviamente. Grazie, un applauso ancora. Bravi. Grazie. Allora. Patrizia. Abbiamo chiuso il capitolo Olimpiadi. Ci dovrebbe essere un altro ragazzo in presenza che forse non era previsto, è arrivato secondo al quarto anno. Prego si accomodi. Ed è Eccolo. Sei. Come? Arrivato secondo al quarto anno del liceo Quadri. Vicenza. Nella fase a squadre. Nome e cognome? Pietro Tracanzan. Scuola? Liceo Quadri di Vicenza, scientifico. Bravo, com'è stata la vostra esperienza? È stata interessante perché la statistica ci permette comunque di analizzare la realtà dal punto di vista dell'analisi dei dati, e quindi colgo l'occasione per ringraziare l'Istat e chiunque abbia organizzato questa attività. Grazie. Ti facciamo avere il certificato, va bene? Ti spediremo l'attestato. Abbiamo premiato, diciamo, tutte le persone che avevano comunicato la loro adesione, e per tutti gli altri che... c'è un altro premiato? Chi è l'altro premiato? Ah, attenzione. Improvvisazione. Riccardo, ecco un altro premiato. Però devi avvisarci qua, insomma. Di dove sei tu? Del liceo Cattaneo di Monselice, in provincia di Padova. Ma non c'è... Ok, sei arrivato? Perché sta qua vicino. Delle classi terze. Ah, ok. Vabbè, vedi. Su cosa avete lavorato voi? No, prova individuale. Ho lavorato... è stato bello confrontarsi con una nuova branca della matematica che molto spesso non si è affrontata in classe. È stata un'esperienza importante, formativa, insomma. Grazie Riccardo. Grazie, vi arriveranno. Grazie mille. Abbiamo ancora? Rinaldo. Eccolo lì. No, qua tutti dal Veneto, arrivate. Perché si è sparsa la voce. Si Rinaldo, di dove sei? La voce che c'erano i premi. Il liceo scientifico Quadri. Quindi io sono compagno di Pietro. Sì. E mi sono classificato terzo alla prova individuale. E è stata una bella esperienza, la statistica mi appassiona fin da quando ero piccolo, e mi è dispiaciuto non aver potuto partecipare quest'anno perché sono in quinta, però ci tengo a ringraziare la mia scuola, il liceo scientifico Quadri, e la mia professoressa di matematica, la professoressa Paola Morettin. Ti iscriverai all'università? Possiamo dire che tende a una facoltà di matematica, la mia scelta. Bene. Sai già dove? Padova o Verona probabilmente. Padova, chi lo sa? Forse Padova ci introduce alla prossima sessione, è giusto? Perché giusto, abbiamo chiuso, quindi si passa. Un applauso adesso. Alle Olimpiadi passate e avanti con la prossima edizione delle Olimpiadi, sempre più ricca. E il collegamento con Padova con non Padova. Era casuale, naturalmente. La professoressa Giovanna Boccuzzo, grazie che sei, di essere con noi. La partnership con l'Unità di Padova per questo importante premio Hackathon. Raccontaci da dove arriva, come nasce. Sì, allora buonasera a tutti. Io sono la direttrice del Dipartimento di Statistica di Padova. Ma ha lavorato tanti anni all'Istat. È vero, ho lavorato tanti anni all'Istat che mi ha forgiata. Allora, a settembre noi abbiamo organizzato un bel hackathon. Qui passiamo a un'età un po' più grandicella. Stiamo parlando di studenti di laurea magistrale e di dottorandi.
Non so se sapete tutti cos'è un hackathon, forse sì. Un hackathon è una competizione a squadre dove gruppi di studenti si sfidano su un problema che viene posto, che in questo caso abbiamo posto noi, e che era un problema per l'analisi e la previsione di dati genetici. Come si svolge l'hackathon? Siamo grandicelli, si inizia sulle 6 con uno spritz, giusto per scaldare l'atmosfera, poi si inizia a lavorare, si mangiucchia qua e là, si va avanti fino a notte inoltrata, a volte anche fino alla mattina. Noi ci siamo fermati alle 2 di notte perché ci sembrava già sufficiente. Io però adesso invito gli amici che ci hanno aiutato e supportato in questa iniziativa, quindi invito l'amico Paolo Mariani, in rappresentanza della Società Italiana di Statistica, che ci ha supportato e aiutato nell'organizzazione. Invito Alexander Fenle, che rappresenta Adecco, che è il nostro preziosissimo sponsor. Uno degli sponsor l'ha scritti, grazie per quello che avete infatti fatto. Infatti avevamo due squadre che vincevano, una squadra per il miglior progetto globale e una squadra per la miglior previsione, con ricchi premi in denaro ma anche in possibilità di fare poi pubblicazioni. Quindi questo era un po' il nostro quadro, è un evento che è andato molto bene, ci siamo divertiti molto, io avevo un po' di sonno ma i giovani invece erano svegli e pimpanti. E io direi che adesso diciamo chi sono i vincitori. L'attesa cresce, se vuoi prendere la targa. Così. Allora, abbiamo due squadre, dicevo la prima squadra che si chiama Three Spikes and One Slab e dopo ci direte voi ragazzi avanti, cosa vuol dire. Avanti. Allora, i vincitori sono Federica Stolf, Andrea Panarotto che sono presenti con noi stasera, Davide Agnoletto e Claudia Collarin. Un applauso. Allora, per la seconda, come avete fatto a resistere? Andrea gentilmente aveva comprato cioccolata, succhetti, c'è un ottimo rinfresco, quindi è andata bene. C'era un ottimo rinfresco. Ah, ecco. Cosa avete portato a casa con questa esperienza? Beh, è stato molto divertente anche perché non ce l'aspettavamo davvero e siamo stati molto felici di avere questo risultato anche perché siamo amici anche fuori dall'ambito universitario, quindi portarci il premio a casa tra amici è stato bello il doppio. E dal punto di vista scientifico? È stata una bella esperienza per provare a usare tanti strumenti che avevamo studiato, magari anche in ambiti diversi, in questo contesto. Diciamo, non siamo partiti subito con la strategia vincente, però poi è andata bene a quanto pare. Grazie, bravissimi. Poi abbiamo la seconda squadra. La seconda squadra venite da questa parte. È quella che ha fatto la migliore previsione ed è la squadra delle sardine, composta da Edoardo Redivo di Bologna e Claudia Franceschini di Padova, che non è qui con noi oggi. Tutti i giovani che vedete qui sono dottorandi, adesso i primi due dottorandi a Padova e invece Edoardo dottorando a Bologna. Allora, sardine, sardina, sei magro ma anche una sardina, e previsioni, cioè? Cioè essere più vicini possibile ai dati reali, ovviamente dati che non si conosce, si cerca di prevederli ed è andata bene, c'è anche una certa aleatorietà in questo tipo di risultato, però di certo che a quanto pare ha premiato quello che abbiamo fatto. La rifaresti? Sì, molto divertente, è stata una bella accoglienza da parte di Padova e mi sono divertito. Cosa vedi nel tuo futuro? Questo non lo so, adesso tanto cerchiamo di finire il dottorato e già sarebbe. Quanto manca? Un anno. E poi pubblico, privato, ricerca? No, direi che il dottorato mi sta... No, devi prevedere qualcosa su questo, scusa. Volevo dire quello, cioè mi sta piacendo il dottorato, quindi questa è stata la mia prima esperienza di ricerca e è quello che credo... Puoi fare una previsione su quello che vorranno fare loro? Cosa pensate per il vostro futuro? Ah, non so, noi abbiamo il progetto globale ma si giudica alla fine. Per te? Noi siamo un po' più all'inizio del dottorato, quindi per il momento c'è il dottorato. Beh, l'ho chiesto a quelli di prima liceo cosa vedevano nel loro futuro, voi vi avvicinate. Già siamo al primo anno di liceo, no? Sì, di dottorato anche noi, appena iniziato il secondo.
che il nostro progetto vada bene, di poter continuare nella ricerca in maniera fruttuosa. Grazie, grazie mille. La foto con la prof. Foto di gruppo. Alexander. Tutti, foto di gruppo, niente, sul palco, avanti. Venite in mezzo, ci dividiamo un po'. Sorridere. Grazie. Grazie all'Università di Padova, al Dipartimento di Scienze Statistiche, grazie a Giovanna Boccuzzo, grazie allo sponsor Adecco e grazie a voi per il vostro impegno e per credere nella ricerca. Fermati con me. Bene, siamo veramente a questo punto alle conclusioni del festival. Oh, mi ha raggiunto Brentari, grande un genio, avanti anche Serenella Ravioli, Giacomo anche, direttore della comunicazione dell'Istat, avanti al generale Masucci, ecco, vedi. Ma perché non eri iscritto, è per quello. Grazie, siamo veramente in conclusione di questo grande evento, Eugenio, darò la parola a te per ultimo. Così ci darai anche qualche dato, qualche numero naturalmente. Ancora una parola alla SIS. Beh, come sempre complimenti per l'organizzazione, complimenti al gruppo di lavoro che ha lavorato sul campo, complimenti al gruppo di lavoro che invece ha supportato tutte le attività da remoto. Questo sodalizio che ormai va avanti da 8 anni sembra proprio funzionare, quindi grazie ad Istat. Penso che insomma la prossima, ora non voglio fare le previsioni e togliere diciamo le attività al gruppo che abbiamo appena premiato, però insomma le previsioni sembrano indicare un buon proseguimento e una buona strada. Molte grazie. Grazie a Paolo Mariani del direttivo della SIS, e quello delle previsioni lo tireremo dentro nel comitato. Generale Masucci, per la società com'è andata questa edizione? Penso molto bene, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ma naturalmente stiamo già pensando alla nona e quindi sicuramente andrà molto meglio. Grazie, un applauso e grazie anche alla società statistica Corrado Gini. Serenella, direttrice della comunicazione e della diffusione presso Istat. Una valutazione di queste giornate, cosa portiamo a casa, cosa abbiamo imparato? Intense, impegnative, ma anche una scommessa per il futuro. Questa è la parola che ho sentito nonostante l'incertezza di cui si è discusso in questi giorni. C'è stata tanta voglia di confronto, tanta voglia di dibattito e anche tanta voglia di scommessa. Un dato è emerso con assoluta certezza. Che non bisogna avere paura dei numeri, che i dati servono tanto per leggere la realtà, per diventare intanto persone e cittadini più consapevoli e poi per partecipare allo sviluppo e al progetto del futuro del nostro paese. Questo per me è il momento dei ringraziamenti, l'elenco sarebbe lunghissimo, però ovviamente non è solo la direzione della comunicazione, non è soltanto una parte, ma direi che è tutto l'istituto. Un particolare ringraziamento lo devo ovviamente riconoscere a Patrizia Cacioli, responsabile scientifico del programma, al collega Davide Colombo che è corso insieme al Presidente per l'audizione di domani, ovviamente il Presidente dell'Istat, professor Giancarlo Blangiardo, ci crede moltissimo nel Festival di Treviso, crede nella scommessa sul futuro e questo per noi è molto importante, sarebbe stato felicissimo di essere qui con tanti ragazzi. Il suo argomento, la transizione demografica, lui è un demografo, potete immaginare quanto per lui sarebbe stato felice, quanto sarebbe stato felice di essere qui insieme a tutti voi. Ho ricordato Patrizia Cacioli, ho ricordato Davide Colombo, adesso invece con affetto, stima e un'enorme gratitudine, un pensiero lo rivolgo alla direzione della comunicazione, in particolare alle colleghe Giulia Mottura e Rina Camporese che sono lì, che sono stati le coordinatrici di questo immenso sforzo organizzativo che è stato fatto sempre in collaborazione con la SIS, con la società, naturalmente con Corrado Gini. Last but not least,
quello che io considero una sorta di faro, anche perché scommette sempre sulle innovazioni, che è Giovanni Pratighizzo, che è anche l'ufficiale di collegamento, ma direi che l'applauso va a tutti. Grazie Giovanni, grazie. Giovanni è importante anche perché, cioè, è il trade union tra la parte dei contenuti e la parte organizzativa. In più ci mette, lo avete visto anche quando ha presentato Licia Fers, una cosa che per me è fondamentale, che è un motore di tutte le cose: l'energia, la passione. Come Istat rappresento qui, ringrazio anche tutti i numerosi colleghi, direttori, dirigenti che sono venuti a Treviso per testimoniare la loro competenza, professionalità e in massima importanza la fiducia nei numeri. Noi attraverso il Festival di Treviso, in collaborazione con la SIS e con la società Corradeggini, promuoviamo quello che per noi è un valore importantissimo, cioè la fiducia, nella certezza di numeri certi, neutri, che ci fanno a tutti diventare più grandi e quindi verso il futuro e verso il Festival della Statistica e della Demografia. Grazie a tutti. Grazie. Eugenio, vieni qui al centro del palco. Intanto, naturalmente, corre obbligo ringraziare tutte le istituzioni locali, territoriali che hanno consentito questo evento. L'influenza ha falcidiato anche alcuni dei rappresentanti istituzionali che ci dovevano raggiungere. Comunque li salutiamo a distanza. Certamente salutiamo il sindaco, che comunque ha sempre voluto bene a questa manifestazione, e naturalmente lo ringraziamo per l'ospitalità in questa piazza e in tutte le location istituzionali che ci hanno ospitato, naturalmente anche Regione Veneto. E veniamo all'anima di tutta questa impresa. Eugenio, dacci anche qualche numero su come è andata. Io credo che sia andata molto bene. Dici la tua e poi andiamo a chiudere ufficialmente Questa ottava edizione. Da statistico devo dare dei numeri, quindi abbiate pazienza. Faccio velocissimo, anche perché così andate a cena tranquilli. Innanzitutto commento l'edizione, che è un po' suggestiva. Questi colori, queste luci natalizie, eccetera, l'hanno reso sicuramente un festival diverso da quello che noi siamo abituati a fare a settembre. E quindi abbiamo imparato anche qualcosa di nuovo anche nel cambio della data. Allora, oltre 80 relatori, 26 moderatori, 20 talk, 4 presentazioni di libri, 4 interviste, 28 laboratori, 3 eventi spettacolo, 3.000 persone in presenza, più tutte quelle che in streaming hanno seguito questi eventi, e siamo sicuramente sopra i 3.000 anche di quelli. 52 volontari, di cui 20 sono dell'Istituto Riccati, che ringrazio sempre, e poi tutti universitari provenienti in ordine di grandezza dei numeri: Napoli, Bologna, Brescia, Padova, Treviso. Questo è l'ordine. È un applauso a tutti i volontari. Grazie. Senza di loro il festival non ci sarebbe. Oltre 70 persone di staff, perché Serenella Ravioli ha dato alcuni ringraziamenti. In realtà lo staff è grandissimo, sono numeri veramente, hanno una task force grandissima. E veramente sembra impossibile, ma il prossimo anno occuperemo tutto un albergo con questi, tanto per dirvi i numeri, va bene. Poi oltre 250 ospiti che hanno dimorato qua a Treviso almeno una notte, oltre a quelli, e qualcuno non è riuscito a trovare posto e ha dovuto uscire da Treviso. 63.000 visualizzazioni su Instagram, 3.000 account hanno raggiunto i contenuti del festival, 300.000 account hanno raggiunto i contenuti del festival. E poi ringraziamento ai 17 sponsor che abbiamo, agli 8 enti patrocinatori, e quest'anno abbiamo 5 media partner, non ci è mai successo, li cito perché è importante: Rai Education, poi CNC Media, Rai Pubblico Utilità, poi abbiamo soprattutto le due radio che ci hanno accompagnato in questi giorni, Radio Wow e Radio Company, e anche Radio Padova, che si è unita all'ultimo momento, non c'è negli sponsor qua, ma sul sito trovate tutto, eccetera. Poi un ringraziamento va in particolare a tutte le persone che sono citate nel sito, in particolare quelle nella parte bassa, perché se mancava uno di loro
anche una sola, il festival sarebbe stato più povero. E questo, di questo li ringraziamo, con tutti i nomi che ci siamo, che ci sono sotto e quelli che abbiamo dimenticato. Se qualcuno si sente escluso, ce lo dica, che aggiungiamo volentieri, non c'è nessun problema. Un ultimo ringraziamento al Comune di Treviso, perché chiaramente ci ha ospitato e ci ha aiutato sempre. E poi, permettetemi, due ringraziamenti ulteriori. Uno a Ellisse, l'agenzia che cura questi aspetti da 8 anni, ci accompagna e non ci ha mai abbandonato, è sempre stata all'altezza dell'evento. Grande regia, grazie. Il service di Group, anche loro fedeli accompagnatori di questo festival, vi ringrazio di cuore, perché con voi abbiamo sempre lavorato bene, siete stati sempre simpatici. La Fondazione Benetton, che ci ha ospitato negli spazi Bonben, e il service Marco Bazzon, sempre a spazi Bonben, che ci ha aiutato. Un ultimissimo ringraziamento personale lo posso fare? Certo. A tutti quelli che mi vogliono bene e che mi sopportano. Grazie. Grazie, grazie Eugenio. Allora, hai detto una piccolissima imprecisione, perché il terzo evento di spettacolo non si è ancora tenuto e quindi dobbiamo tra poco chiudere ufficialmente, ma dobbiamo dare l'appuntamento per questa sera, sempre in questa location con Paolo Händel, alle ore 21 precisi. Stasera non piove nemmeno, non diluvia nemmeno troppo, non ci sarà nemmeno troppa umidità come abbiamo avuto invece ieri sera. Quindi non mancate, e anche chi è in zona, spettacolo gratuito naturalmente, e siate presenti. E ancora davvero grazie a tutti i partecipanti, e a questo punto con Eugenio possiamo dichiarare ufficialmente chiusa l'ottava edizione di Statistico Hall, Festival della Statistica e della Demografia di Treviso. Grazie, grazie a tutti e al prossimo anno. Vi aspettiamo tutti anche in presenza, un saluto a chi ci ha seguito in streaming online, e alla prossima edizione. Grazie ancora e buon Natale.